Ciao amici, come state? Io tutto bene, benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente vi porto un video che stavate aspettando da un sacco. Me lo chiedete sempre e onestamente non so per quale motivo vi interessi così tanto, però sono contenta di portarvelo ed è l'home tour. Vi dirò. Non sarà facile registrarlo, però ci proverò. Nel senso che, come vi dicevo, io sono diventata una persona abbastanza ordinata e molto precisina, e quindi per farvi vedere le cose devono essere sempre perfettamente in ordine. Solo che ogni volta che io ordino qualcosa si disordina nel secondo dopo. Comunque stiamo morendo di caldo, andiamo sotto l'aria condizionata. Si disordina il secondo dopo e quindi è un po' complicato, però ho cercato di fare il mio meglio. Vi porterò a vedere la mia casina e prima vi farò anche delle promesse. Vi farò delle premesse. Non so parlare. Vi racconto un po'. Allora, io mi sono trasferita in questa casa a dicembre del 2021. Come sapete, io mi sono trasferita a vivere da sola a 18 anni, il giorno del mio compleanno, che era il 10 ottobre. Ho fatto un po' tutto di fretta e quindi non mi sono trasferita subito in questa casa, ma ho fatto un po' di casini, insomma. Poi sono riuscita a firmare e a entrare in questa casa. È in affitto fino all'anno prossimo e mi è subito piaciuta tantissimo. Ho fatto un po' di cambiamenti, però mi è subito piaciuta tantissimo, perché fondamentalmente ha tutti gli spazi di cui io ho bisogno, ovviamente non troppi e non troppo pochi. Io ho scoperto della mia gravidanza a fine dicembre, tipo a Capodanno, e mi sono trasferita in questa casa l'1 dicembre, quindi non stavo pensando appunto di avere un bambino, comunque di dover avere bisogno di più spazi. Infatti questa casa è perfetta per me e per i miei spazi, però appunto non per un bambino in più. E quindi voi direte, e quindi come fai? Ma adesso vi spiegherò tutto. Nel momento in cui ho scoperto che non sarei stata più sola, ma sarei stata con un neonato in casa, mi sono abituata, diciamo, all'idea appunto di dover condividere i miei spazi. Vedrete durante il resto del video. Se Dio vuole, io cambierò casa l'anno prossimo. Non questo dicembre che viene, il dicembre prossimo. Poi però ovviamente dipende da tantissime cose, dovremo vedere un sacco di cose. Il mio pensiero è quello di comunque andare in un trilocale, rimanerci ovviamente, perché così ho la mia stanza per me e la stanza per Tiago. Ho preso questa scelta di non trasferirmi subito in un'altra casa perché penso che fare un trasloco con un neonato o comunque avanti con la gravidanza sarebbe stato veramente un incubo. Mi sono anche resa conto che un bambino appena nato non ha la necessità di avere una stanza propria, perché comunque fondamentalmente i primi mesi di vita dovrà sempre stare attaccato a me, quindi non ha questo grande bisogno appunto di avere una stanza sua. Poi l'anno prossimo ovviamente, quando sarà più grande, sicuramente sì, e quindi si valuterà l'idea di avere una casa più grande. Vi aggiornerò anche in tutto. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo di questa casa, per cui me ne sono innamorata sin dall'inizio, è che sono mega vicino a casa di mia mamma, e infatti da casa mia dista 7 minuti in macchina. Ogni volta che magari ho bisogno ci metto pochissimo e lei ci mette pochissimo ad arrivare da me, e quindi è perfetto. Penso davvero di aver detto tutto adesso. Possiamo iniziare con questo house tour. Ta-da! Allora, adesso vi faccio vedere l'ingresso. Appena varchiamo la porta troviamo questo mobiletto, che tra l'altro ho preso pochissimo tempo fa, però è una hit perché sembra una scarpiera, ma non lo è. È per la differenziata carta plastica e vetro. E quello... questo cos'è? Non me lo ricordo. Ah sì, per tenere i sacchetti. Quindi è perfetto, comodissimo, non si vede nulla, quindi qui sta da Dio. Poi qui troviamo la dimora dei miei gatti, ovvero tutto il cibo che gli serve. Tra l'altro, se vedete due acque è perché questo qui è tipo un dispenser d'acqua che vi ho fatto vedere forse nel video scorso, che lascia l'acqua scendere da sola, quindi è perfetto. E quella è la stessa cosa, però è per i croccantini e la loro erba gatta, così mi vomitano sempre in casa. Vabbè, è per non fargli mangiare la mia bellissima piantina. È molto carina, guardate, è intrecciata. Troppo bella.
L'ho presa l'altro giorno, perché mi segue su Instagram, lo sa. E tra l'altro non l'ho tolta da questo vasetto perché mi hanno detto che va tenuta qua dentro per i primi 2 anni, tipo. Vabbè. Ha il suo perché, diciamo. E qua sopra c'è questo cosino, che so, è troppo carino. Tutti gli ospiti devono essere approvati dai miei gatti. Dai gatti, vabbè. E poi c'è questo appendino che uso di solito d'inverno per le giacche e anche così per questi ombrelli meravigliosi che sicuramente mi serviranno molto in estate. Di fianco alla porta troviamo questo mobiletto qui che scende fino a là sotto. E onestamente non lo so neanche io cosa c'è. Wow! Interessante. Vabbè, comunque. Qua sopra tengo di solito le chiavi e questi cosi per odorare l'ambiente. Questo è il mio preferito. E questo per tenere cosa? Non lo so. Le mascherine? Probabile. Il citofono e qua sopra la cassetta degli attrezzi perché Sofia è tutto fare. Poi in realtà non so cosa siano queste cose. Richiudiamo e troviamo questo coso che in teoria se voi schiacciate spruzza. Ma Sofia ha avuto la gran capacità di rompere. Quindi aspettate che lo sistemo. Ce l'ho fatta, ragazzi, bravissima. E poi ci sono io in tutto il mio splendore. Vabbè, comunque, poi c'è uno specchio, questo specchio enorme, faccio molte foto qui. E di fianco troviamo questo mobile che è un po' tipo la dispensa, si chiama così, non lo so, con dei plasmon che non sono per Tiago, ma li mangio io. Avete problemi? Non mi interessa. Comunque, dei plasmon, il latte ad alta conversazione? Ma no, come si dice? Latte che dura tanto, comunque. E che tra l'altro io devo prendere l'HD perché sono intollerante al lattosio. Quindi mi avevano consigliato l'HD tanti anni fa. E ora apriamo questo, dove troviamo la pasta in tutti i suoi generi. Qua dovrebbe essere tipo il pane, tra virgolette, perché comunque c'è crostini, cracker, patatine, taralli, quelle robe lì. Qua le cose dolci, vabbè, le cose per la colazione, insomma. E qua sotto non so perché, ma ci sono delle noci e noi ce le faremo andare bene. Una volta chiuso vi faccio vedere un po' comunque l'ingresso. Quello che avete appena visto è così. Girando troviamo questa parte della cucina che è fatta così. Ve la faccio vedere un attimo velocemente e poi andiamo nel dettaglio. I fornelli, penso non ci sia molto da spiegare. La cappa qua sopra. Qua sopra troviamo qualsiasi cosa. Facciamo che non mi ci metto a dirvi ogni cosa cos'è, perché si capisce. Quindi possiamo richiuderlo, anche perché non è ordinatissimo, però vabbè. Bicchieri, piattini per la colazione, la grattugia, cosa a caso, totalmente. Questo era un posacenere che utilizzavo 150 anni fa. E da questa parte, tazze di ogni genere, i piatti. Cosa c'è qua dentro? Non lo so, rimarranno qua. Vabbè, comunque, così e possiamo richiudere. Tadam. Poi c'è il mio lavandino, che non so perché. Ah, perché prima ho lavato i piatti. È ancora bagnato e questo qui è per lasciare asciugare i piatti. Andando in sotto troviamo la mia spazzatura, che tra l'altro qui c'è scritto misto perché dovrebbe essere per l'indifferenziata. Questo è l'umido e quello non lo so, perché è un po' a caso. Ma mi sono dimenticata di mettere il sacchettino, quindi dopo lo faremo, perché non ho voglia di farlo adesso. E lì ci sono dei detersivi che servono per la pulizia del lavello. Qui, e questo c'è veramente tutto un disordine che lasciamo perdere. Avete capito che cos'è? Dai, per tenere le posate. Richiudiamolo. Qua sotto ci sono le pentole, ma io farò così. Mamma mia, che casino. Non ho intenzione di aprirlo. Ci sono le pentole e stanno bene qua. Bravissime. No, raga, non ce la faccio aprirlo. Mi vergogno veramente. Il forno e qua sotto altro casino. Ok, però vabbè, sono tipo carta da forno, l'alluminio, le bustine, i sacchetti, quelle cose lì inutili. Da questa parte troviamo il frigorifero. Prima, ovviamente, questi due quadri meravigliosi che cosa indicano non si sa. Però c'era scritto kitchen. Quindi sappiamo. Comunque, questo bellissimo frigo vuoto. Vi giuro, raga, che la spesa la faccio. Infatti ora è pieno. Sono passate solo 2 ore, ma ho fatto la spesa. Vi assicuro che io non muoio di fame. Possiamo richiuderlo.
Vabbè, tralasciando questa parte che ormai penso abbiate visto tutta, qua c'è questo bellissimo frigo, il microonde, la parte della cucina, l'ingresso e qui c'è un tavolino che in realtà è utile semplicemente perché qui c'è la mia bellissima macchinetta del caffè che giustamente Sofia doveva distruggere prima di fare questo video. Sempre in rosso c'è il mio tostapane e due candele, ma le ho messe qui semplicemente perché sono rosse. Insieme alla gatta. Ciao! Vediamo cosa c'è qui. Niente, c'è questo tavolo. Questo coso che doveva spruzzare adesso, devi spruzzare. Ditemi se non è bellissimo. Troppo bello. Ho messo questo zerbino perché le gattine si fanno sempre le unghie ovunque, quindi io cerco qualsiasi modo per fargli fare le unghie dappertutto, tranne che sui divani, ma poi vedrete il mio divano come è ridotto, con questa meravigliosa scritta. Questo è il loro castello, che si cagano una volta ogni tanto, però fa niente. Io gliel'ho preso lo stesso e gliel'ho preso in grigio, anche se prima c'avevo beige, però grigio ci stava meglio con il salotto che ora vi mostro. Torniamo indietro. Ta-dan! Vi mostro il salotto. Vedrete questo divano che è pieno di imbragature, tra virgolette. Vedete come l'ho dovuto ridurre? Ma sapete perché? Guardate come hanno ridotto il mio divano. Brutti esserini. Brutti esserini. Vabbè, questo divano, poverino, me l'hanno veramente sfasciato. Infatti quando cambierò casa dovrò cambiare ovviamente anche il divano. Con questi meravigliosi cuscini. Questo con Schizziago e questo con Salà. Guardate che carina. E qui c'è questo tappeto con un tavolino che sotto non ha niente. Ah no, ci sono le caramelle. Wow. Una cesta con questi fiori che vi giuro, mia madre dice che sembrano veri, ma a me sembrano tutto tranne che veri. E questa piantina che l'ho presa sempre l'altra volta e questa è vera. Giuro, non capisco come faccio a non essere ancora morta, però grazie per l'esistenza. La televisione, qua ci sono io e qui ci sono due cassetti che hanno un sacco di sacchetti, veramente tantissimi. Vabbè, non ho voglia di farvi vedere tutti, comunque ci sono un sacco di sacchetti e dall'altra parte cose a caso. Cioè voi non avete un cassetto dove tenete le cose a caso? Io sì, questo è il mio cassetto delle cose a caso. Io. Perfetto. Qui c'è un trapano. Perché? Non si sa. Ogni tanto vedrete questi quadretti tipo a spam, però sono molto carini. Questo è con Corinne, delle candele dietro. E qua, sì, questo. Qui adesso aspirerò il mio gatto. No, si è scappato prima che io provassi ad aspirarla. Allora, di fianco alla televisione tengo queste cose, ovviamente sono provvisorie. Questa vaschetta bellissima che vi avevo fatto vedere sul secondo profilo di Instagram e la trovo stupenda. Tra l'altro è anche una bilancia e un termometro, si vede da qui. Meravigliosa. Il passeggino di Tiago che vi ho fatto vedere anche questo nelle storie con il borsone. Qua c'è la borsa del parto sua e la mia invece è già in macchina di mia mamma. Sei scema? Pure te, concertino. Vabbè, comunque, e lì già lo metto. Una volta che vi ho mostrato praticamente tutta questa parte, vi posso mostrare dove all'interno tengo tutte le cose per fare le grandi pulizie. Wow. Vabbè, come si chiama? Tipo sgabuzzino? Si può chiamare sgabuzzino? Vabbè. Questo è per prendere i panni quando li tolgo dalla lavatrice. Prima di passare sempre al bagno, c'è qui il mio amore eterno, di cui Vicky ha una paura terribile. Ora vi faccio vedere. Non è una tortura per i gatti, però vi giuro che mi fanno troppo ridere. Guardate, appena la prendo, Vabbè, poverine, non sono d'accordo alla mia amica e quindi fa niente, sono scappate e possiamo passare al bagno.
Ta-dan. Allora, una volta che apro il bagno, sulla porta troviamo questo appendino, si può dire così, dove dentro tengo la carta igienica, altra carta igienica, questo è il rotolo per pulire il viso, il phon, la piastra e degli stracci vari per pulire sempre il bagno. Entrando troviamo una bilancia, ho utilizzato praticamente solo in gravidanza, non so se poi la utilizzerò ancora, ma vabbè. La mia bellissima lavatrice con i detersivi apposta. Questi sono per i bimbi. Guardate che carini. C'è anche l'ammorbidente che ho preso, che è questo qui, della Chicco. E il cesto per le cose sporche. Qui c'è sempre Vicky. La mia spazzaturina. Qui c'è un armadietto dove tengo veramente le cose inutili. Non ho voglia di aprirlo perché anche questo mi spaventa parecchio, perché è veramente in disordine, non so da quanto tempo non lo apro. E cosa vi devo descrivere qua? Facciamo i bisogni insieme. Potresti anche un attimo trovare un momento di privacy. Non è che bisogna fare sempre tutto davanti al pubblico. Vicky ci introduce la mia bellissima doccia, dove tengo qua sopra tutte le cose che servono per la doccia, quindi shampoo, balsamo. Io utilizzo questo qui per lavarmi il corpo, perché ho un sacco di problemi con la pelle, tipo dermatite, psoriasi, tutte queste cose. Quindi diciamo che sono un po' obbligata. Questo è il detergente intimo. Qua tengo uno scrub al cocco di Primark, che vi giuro costa un niente ed è bellissimo. La spazzolina e il rasoio, che in realtà non va qui, ma va qui. E ci sono sempre io. Qui avete visto un sacco di foto. Ed è dove ogni mattina e ogni sera faccio la mia bellissima skincare. Qui troviamo un cosino per tenere i dischetti, che tra l'altro non utilizzo mai. Infatti ho finito, ma non penso che lo riempirò mai. Tutte le cose per lavarsi i denti, quindi gli spazzolini, il dentifricio. Raga, questo è stato l'acquisto del secolo, l'ho acquistato su Amazon ed è troppo figo, perché non vi fa sprecare proprio nulla del dentifricio. Troppo bello. E sempre in rosa. Il mio colluttorio e vabbè, le saponette. Aprendo qui troviamo un po' di casino, ma diciamo non troppo. Qua ci sono tutti i miei cosmetici per la skincare, che però non utilizzo sempre, sono solo quelli che utilizzo qualche volta, quindi quando mi servono li vado a cercare qui. E qua ci sono proprio quelli abituali di sempre, quindi scrub, maschera, la crema, il tonico, il detergente, l'olio, tutte queste cosine qua che già sapete. Le maschere ce ne sono tantissime, vi giuro. Infatti dovrei farne qualcuna. Questa qui tra l'altro è una maschera per il corpo che ho preso da Sephora. Qua ci sono i miei trucchi e basta, qua ci sono cose un po' a caso. Passando per quello di sotto, questo beauty che mi serve quando magari devo partire, mi serve da metterci dentro le cose magari per la skincare. Qui ci sono tutti gli shampoo, tutti i balsami che mi possono servire e tutte le cose per i capelli, quindi il volumizzante, shampoo secco, questo è per ammorbidire i capelli prima della piega ed è troppo bello. C'è magari la lacca, la cera, l'olio, tutte queste cosine qui e una crema solare. Possiamo tornare di là. Non vedo l'ora di entrare in camera, così entro nell'aria condizionata, ma mi sono dimenticata di farvi vedere una cosa, ovvero i miei quadri. Raga, guardate che carini. Allora, questo è con una delle prime ecografie di Tiago. Il 7 febbraio l'ho fatta questa ecografia ed è bellissima questa foto, mi piace tantissimo. Poi c'è questa foto qui con mia mamma, bellissima. E sempre questa qui con mia mamma, con la canzone che avevo dedicato. E il sito è Max Moda, comunque, se volete andare a prendere queste cosine bellissime. E mi ero dimenticata anche di farvi vedere questi tre quadri qui, che sono i miei preferiti in assoluto. Con il passamontagna e il logo di Chanel, questo con la scritta di Prada, e poi questo qui con il Saint Laurent e la pistola. Bellissimi, stupendi, meravigliosi. Possiamo passare adesso veramente a camera mia. Ta-dan! Allora, prima di farvela vedere, vi faccio vedere cosa c'è qui. C'è questa scarpiera che io trovo non comoda, raga, di più. È stata la svolta, perché non si vede mai, non si vedono mai le scarpe in vista, perché guardate, cioè io la tengo sempre aperta, quindi sta sempre così e la trovo super 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 comoda. Dove ho messo tutte le mie scarpe e poi qui vabbè ci sono le mie Air Force che utilizzo tutti i giorni e quindi stanno sempre lì.
Di fianco c'è questo mobiletto che prosegue fino a là in fondo, dove troviamo la mia foto, ovviamente perché ci sono sempre io, un altro profumatore, questa bellissima borraccia, una targhetta con Gaia di tantissimi anni fa e questo mobiletto dove dentro ci sono tipo un sacco di occhiali, cinture e un botto di cuffiette. Qua sotto queste sono la mia vita, perché sono salviette multisuperfici igienizzanti, le utilizzate dappertutto e pulite al volo. Non so perché ho un... come si chiama questo? Qualcosa scopio, vabbè. Non so perché ce l'ho per... a volte magari non mi sento il cuore, me lo devo capire se batte ancora e possiamo richiudere. E qua sotto troviamo un sacco di detersivi. Wow. Sì, raga, sono un po' fissata. Vabbè, comunque ci sono un sacco di detersivi, non so neanche a spiegarveli perché non so quanto vi possa interessare. E da questa parte il mio bellissimo cuscino che serve per dormire la notte, che vi giuro è la svolta. E da qui inizieranno tutte le cosine che riguardano Tiago, quindi prestate attenzione. Richiuso questo qua sotto, troviamo alcune cose per me. Ci sono tutte le cose per i video di YouTube, cioè le cose per la telecamera. Questo è un cuscino allattamento e qui ci sono tutte le scatoline di Max Moda che vabbè mi servono. E questo cuscino allattamento l'ho preso perché a differenza di questo qua è molto più rigido, quindi secondo me mi troverò meglio con il suo sacchettino. Poi comunque vi farò sapere se mi troverò bene, ve lo consiglierò in caso. Questa è una parrucca comunque mai usata. Proseguendo invece sopra, di fianco al mio bellissimo quadro, c'è questo fiocco con la scritta Tiago, bellissimo, stupendo, con due scatole nere che ora vi farò vedere che cosa contengono. Tantissimissimissimissimi prodotti Mustela e hanno qualsiasi cosa voi possiate immaginare. Mentre da questa parte ci sono tutte le cose per il bagnetto, quindi questo è un termometrino che mi hanno regalato. Qui c'è la spugnetta, gli asciugamanini, il detergente intimo, detergente per la doccia delicato per corpo e capelli. C'è questo orsacchiotto, raga, ma quanto è carino, troppo bellino. Dove dentro ci sono tutti i pannolini, ce ne sono veramente a migliaia. E sono con questo elastichino che vabbè si toglie in fretta. E qua da questa parte questo meraviglioso fasciatoio. Tra l'altro è morbidissimo. È impermeabile, ovviamente, però sopra va messo una protezione, poi vi farò vedere. E qui niente, c'è il mio wifi con questo orsacchiotto troppo carino. Da questa parte troviamo questa spazzatura, ora vi faccio vedere come funziona. Allora, praticamente voi passate la mano e questo si chiude da solo quando ha voglia. Ok, ed è bellissimo. Vabbè, ora lo spengo perché non mi serve comunque. E possiamo ripassare a qua sopra, che in realtà non c'è niente di interessante, c'è solo una foto di me e Gaia, una foto con mio papà e mio fratello e queste qui che sono delle vitamine tipo caramelline. Mentre sotto altre cose che riguardano Tiago. Questi qui sono tutti i lenzuolini più leggeri e più pesanti. Troveremo una delle cose che più vi piaceranno secondo me, ovvero le scarpine. Raga, ce ne sono veramente tantissime. Non so quanto le userà tutte, però sono troppo belline. Tra ciabattine, scarpine. Mamma mia. Questo è ancora vuoto in realtà, devo capire come riempirlo. E qua sotto invece ci sono dei libri per la gravidanza che ora vi faccio vedere. Questo si chiama Il latte che ti passa, lo leggerò sicuramente in allattamento. Questo segnava la mia gravidanza da settimana in settimana, l'ho letto tantissimo le prime settimane, ma poi mi sono tra virgolette rotta. Ma mi sarà d'aiuto di più dopo, nel senso dopo postparto, perché parla di tantissime cose anche dopo la nascita appunto. Questo qui che è il mio primo libro dei ricordi ed è un libricino dove si tengono tutti i ricordi di Tiago. Adesso è chiuso, ma poi cominceremo a scriverci insieme tutte le cose su di lui, quando è nato, quanto pesava, eccetera eccetera. Da questa parte troviamo altre cose per Tiago, tantissimissimissime salviette anche di qua. Questo è l'aspiratore nasale e questo qui è un termometrino, è una lucina per la notte.
lucette che va attaccata alla presa. E poi c'è questo qui che è il baby monitor. Questi qui che vi volevo far vedere prima sono delle tovagliette monouso che vanno messe sopra il fasciatoio, che secondo me sono bellissime anche da portare in giro. Ta-da! Troviamo un sacco di body. Qua ci sono tutti i body dalla nascita ai 3 mesi. Qua ci sono tutte le sue calzine. E qua ci sono i body invece lunghi. Qua dietro quelli lunghi che però vanno da 0 a 3 mesi. Troviamo questi qui. Sono, non so se avete presente, mettere in frigo o in freezer per mantenere il latte materno, e quindi niente, una volta che mi tirerò il latte, appunto c'è anche il tiralatte, una volta che mi tirerò il latte poi li posso mettere in queste bustine per l'igiene nasale. Qua ci sono tantissimi bavaglini che non voglio tirare fuori, altre cose per l'allattamento. Tranne questi, che è il suo beauty, troppo carino, vi avevo fatto vedere nel video dell'haul di Tiago. A destra troviamo questo armadio, ci sono anche io, dove dentro troviamo tutti i suoi vestitini che vi ho fatto vedere in un video dove vi facevo vedere tutti i vestitini e le scarpine di Tiago. Se vedete che ci sono due body è perché sono, cioè non sono body da mettere normalmente, sono tipo pigiamini, quindi li ho lasciati qui. Qua sotto invece la sdraietta, il marsupio che vi avevo già fatto vedere, lo sterilizzatore, un asciugamanino e lo scalda biberon. Comunque insomma tutte cose abbastanza utili. Qua sopra ci sono le due gabbiette delle gattine. Per passare al mio armadio, cioè una parte del mio armadio in realtà, che vi ho già fatto vedere nel decluttering. Di qui c'è tutta questa parte. Adesso vi faccio vedere la camera in generale. Sopra ho questa mensola dove tengo veramente di tutto, candele, le mie piantine finte. Di nuovo, sta là. Poi c'è questa. Vabbè, da questa parte ci sono tutti questi dispenser dove tengo qua tutte le cosine che servono per... tipo il ciuccio, i biberon, questo è un porta biberon termico e altri ciucci. Scendendo ci sono i giocattolini, un libretto, io e la mia mamma, dai che carino. E niente, peluche, copertine, queste cose qui. Nel terzo ci sono tantissimissimissimi cappellini. Il quarto è vuoto, quindi ancora non c'è, non ve lo apro perché non c'è niente. Qui ci sono i calzini, poi ci sono i reggiseni, le mutande, vabbè l'intimo, tutte queste cose qui. E possiamo passare al mio armadio, che ripeto, anche questo l'avete già visto nel decluttering, se l'avete visto. Dove ci sono tutti i vestitini più le felpe, dei cubotti che non servono a nulla. E da questa parte sono i top, le magliette, i pantaloncini e là sotto ci sono gli stivali. Da questa parte c'è una scatola. Vi giuro raga, questa scatola non vorrei tenerla qui, ma Vida ne è innamorata, tutti i giorni ci dorme qua dentro e quindi l'ho tenuta. Qua ci sono due, non uno, due tappetini refrigeranti per i miei gatti che hanno deciso di non usare e non so per quale motivo. La mia ring light bellissima, un porta cappellini e questo mobile qui che una volta ci tenevo le scarpe, però appunto avete visto dove tengo le scarpe. Qua sotto le tengo ancora, nel senso che tengo tipo delle ciabatte o dei tacchi un po' così, lasciamo stare. Qua sotto ci sono tutte le cose per la cancelleria, cose elettroniche tipo la custodia dell'iPad, degli AirPods, questo è il ricambio per l'Apple Pencil, la scatola del mio telefono, un sacco di cavi e tutte le cover, due paia di ciabatte e questo coso vuoto che poi capirò come riempire. A destra c'è il primo comodino che contiene cose un po' inutili in realtà, tranne questo utilissimo che è il mio deumidificatore, la lampadina. Qua c'è la parte del letto. Prima di farvi vedere il letto c'è la culletta che è la Nexumi di Tiago, che ora ha sopra la zanzariera perché sennò loro ci saltano dentro, con dentro il riduttore che poi vabbè ovviamente toglierò per farlo dormire. E la palla per la mia gravidanza, questa palla mi salverà quando avrò le contrazioni, mi aiuta a rilassarmi tantissimo.
possiamo finalmente passare a questa parte del letto, che qui ha cose abbastanza insignificanti, mentre qua sopra c'è questo, dove molto in modo disordinato tengo dei miei gioiellini. Qui ci sono io, sto scherzando ragazzi, un cervo bellissimo. Quest'altro mobiletto dove tengo gli occhiali, i profumi e uno specchio. Il mio letto, e possiamo passare... È Vicky che si è offesa. A questa parte di fianco del letto dove sempre ci sono queste rientranze, dove ci sono cose che... Non lo so, vabbè, comunque non è importante. E, il comodino con... un sacco di cose, ma queste sono cose utili. Tra l'altro, raga, guardate, più avanti scoprirete il perché di questo test di gravidanza, che in realtà ho fatto quando già sapevo di essere incinta, ma lo scoprirete più avanti. E sotto ci sono tutte le cose per il viaggio, i sacchettini di Shein, che sono in realtà utilissimi per contenere un sacco di cose, un beauty, un altro beauty, questo per dormire, e poi la mia lampada con di fianco il cestino. Io sono la Sofia del giorno dopo, però mi ero dimenticata di salutarvi e ovviamente come sempre di chiedervi se questo video vi è piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere quali altri video vi piacerebbe vedere. Vi mando un bacione grande, ci vediamo domenica prossima alle 14 con un nuovo video.